appassionati di basket, ben ritrovati. Aperitivo sotto canestro riprende la trasmissione di Pallacanestro nella cornice di Montedoro Free Time, il centro commerciale che ci ospita, e nella fattispecie anche all'interno del Caffè Pascucci, che ringraziamo dell'ospitalità. Una puntata zero sarà questa di Aperitivo sotto canestro, e il mio compagno di viaggio di tutta questa stagione sarà l'amico Alessandro Asta. Alessandro Asta, che è tra l'altro ideatore, mediatore e quant'altro del sito di Sandro, portale locale triestino che tratta di argomentazioni che vanno dalla pallacanestro al calcio, ma anche alle tematiche cittadine. Sandro, grazie di essere qui. Grazie Raffaele, grazie a tutti, un ben ritrovati a chi già ci conosce per via traverse, sia non solo da un discorso di Aperitivo sotto canestro che è andato in onda un paio di anni fa con Raffaele, che era il conduttore principale, e invece un benvenuti a chi ancora non ci conosce, non conosce bene le nostre facce, non so se sia un bene o un male, comunque fa sì che a questo punto cominciamo questa nuova avventura, come ha detto Raffaele, facendo quasi un preludio che lo stesso Raffaele ha usato per un po' dare il sottotitolo al suo blog. Parlare di basket a Trieste è un'esigenza. Esattamente, proprio questo mi ricollego, Sandro, scusami che ti interrompo, però la questione è nata proprio da questo. Noi abbiamo ancora negli occhi, nelle orecchie, nel cuore soprattutto per quanto riguarda tutti i triestini, quella famosa gara 5 tra la Cecas Trieste e la Pallacanestro Chieti, che ha decretato la promozione in Lega 2 di Trieste. E avendo nel cuore questo, non si poteva quest'anno ripartire di slancio. Ripartire di slancio partendo innanzitutto dalla Pallacanestro Trieste 2004, ma anche abbracciando altre realtà cestistiche locali, partendo per esempio dall'Interclub Muggia, altra realtà importantissima nella seconda serie di pallacanestro nazionale, ma anche addentrandoci in argomentazioni più a livello di basket minore, che sono altrettanto importanti e hanno altrettanta dignità, soprattutto nel panorama cestistico locale. Cosa tratterà Aperitivo sotto canestro? Parto subito col dire che la nostra sarà una trasmissione libera, non abbiamo padroni, diremo esattamente quello che penseremo, quello che avremo da dire, così come gli ospiti che verranno qua. Ci saranno diversi ospiti, non svegliamo ancora niente, ma ci sarà l'opportunità da parte di tutti di poter esprimere la propria opinione, che non è poco sinceramente. Anche qua, diciamo, il contenitore Aperitivo sotto canestro abbraccerà, abbiamo detto, tematiche anche di diverso tipo, e partirei proprio con una gerarchia, partendo dalla nazionale di pallacanestro che abbiamo avuto a Trieste per la Michele Corporazia e che adesso riabbracceremo al Pala Trieste. Sandro, te. Esattamente, quindi in questa caldata estate triestina la nazionale torna a far visita alla nostra città. È tornato, come ha già accennato Raffaele, all'inizio, diciamo, di agosto, per quella che è stata l'amichevole tra Italia e Croazia, con la vittoria della formazione di Simone Pianigiani per 78-70 contro quella del coach Jasmine Retesa. Torna e tornerà fra pochissimi giorni forte di quello che è il primo posto in classifica nel gironcino, che permette alla nazionale di giocarsi un posto per le qualificazioni agli europei di Slovenia 2013. Una squadra, come abbiamo detto, quella della nazionale, che ha saputo vincere molto bene all'esordio contro il Portogallo, che diciamo non ha tra le proprie file un Cristiano Ronaldo versione cestistica. Assolutamente, ecco. Neanche fratello. Il più 52 con cui gli azzurri hanno liquidato il Portogallo è stato il preludio per quelle che sono state poi le altre vittorie. Sicuramente molto più difficile quella in Repubblica Ceca, molto importante invece quella ottenuta a Sassari contro la Turchia di un certo Borja Tanevic, che qualcosa ha lasciato in questa città e che adesso affronta, diciamo, sta affrontando da diverso tempo l'avventura con la nazionale turca. Nazionale che turca molto molto spocchiosa, possiamo dire così, Raffaele? Ma sì, perché per il famoso post partita, diciamo, i turchi
diciamo, al di là della sconfitta sul campo, anche meritata alla fine, perché l'Italia ha fatto una super rimonta e ha meritato di vincere, dopo hanno tirato fuori questioni riguardanti un po' l'ambientamento in quel di Sassari, attaccando il dirigente della FIP regionale proprio, dicendo che l'albergo era assolutamente non adatto a una realtà come la nazionale turca, eccetera, eccetera. Dopo ho letto un po' le varie diatribe via web e sembrava che fosse più una cosa montata sul web, anche se la mia impressione è sempre quella, cioè che normalmente magari i dirigenti turchi tirano fuori l'argomentazione, dopo un po' per chetare le acque, dopo lasciano un po' scivolare via, non so cosa la pensi tu. Sì, diciamo che hanno molto risentito di questa sconfitta a Sassari, anche perché dobbiamo tener conto che la nazionale di Simone Pianigiani è praticamente a rincorso per 30 minuti oltre, quindi aver avuto questo colpo di coda al termine della partita, riuscire a vincere una partita che sulla carta era la più difficile in assoluto e che è quella che ha regalato il primo posto attuale in classifica agli azzurri, chiaro, ha dato un po' di fastidio ai turchi. Decisamente, perché parliamoci chiaro, la Turchia probabilmente era favorita nonostante avesse delle assenze, anche qua diatriba col giocatore che NBA che non è voluto tornare in nazionale, con tutto quello che ne consegue, che Boscia non le ha mandate a dire, però sicuramente era favorita. Ulteriori meriti alla squadra dei Pianigiani. Io ho avuto modo attraverso il web di confrontarmi con degli addetti ai lavori e appassionati di pallacanestro, i quali mi continuavano a dire ma l'Italia dei Pianigiani comunque resta una nazionale scarsa. Io non la metterei su questo piano, oppure sicuramente il talento è ridimensionato, causa assenza anche di Bellinelli, di Bargnani, tolto ovviamente Gallinari, però i meriti sono maggiori proprio in una squadra che ha fatto della coesione, dell'unità e della omogeneità difensiva e soprattutto della voglia di giocare assieme il grande merito e il grande risultato ottenuto fino a questo momento. Esattamente, quindi una nazionale che, come dicevamo, a punteggio pieno ha il giro di boa di questo che è il girone di qualificazione appunto per gli europei del prossimo anno in Slovenia. Ricordiamo quelli che sono i prossimi appuntamenti che riguarderanno soprattutto la nostra città. Si parte giovedì 30 agosto in Portogallo per il return match a Coimbra tra Portogallo e Italia, poi si torna a Trieste per due appuntamenti, quello di domenica 2 settembre contro la Repubblica Ceca e quello di sabato 8 contro la Bielorussia. Le prevendite sono già aperte, quindi l'orario è assolutamente consono per portare il grande pubblico al Palais Trieste, ore 20:30. Ci sarà a cavallo di queste due partite quella che è la sfida di Kaiser tra Turchia e Italia, che speriamo possa non essere, diciamo, influente per quella che è la qualificazione. Torneremo a parlare di nazionale già dalle prossime puntate, perché faremo un po' l'epilogo di quello che è stato il risultato di Repubblica Ceca Italia. E torniamo invece a parlare però di cose un po' più di casa nostra. Decisamente molto più, diciamo, casarecce, molto più belle anche dal punto di vista affettivo, perché comincia a parlare di Pallacanestro Trieste 2004, una Ceca SPS che, come il 99,9% di coloro che staranno ascoltando e staranno vedendo, diciamo, questa trasmissione, saprà che ha conquistato dopo una lunga cavalcata la promozione in Lega 2, una serie che mancava da tanto tempo, un palcoscenico sicuramente più logico per quelle che è, diciamo, la tradizione cestistica in questa città, e un palcoscenico decisamente molto più difficile rispetto alla DNA, che abbiamo visto già essere un campionato molto molto problematico sia dal punto di vista di quello che sono dell'importanza della continuità di risultati. Abbiamo visto tante formazioni lo scorso anno, vedi Omegna, vedi Torino, vedi la stessa Napoli, ripescata in Lega 2, oltretutto, arrivare ai playoff scarichi e alla fin fine poi trovarsi in difficoltà e uscire di scena molto molto presto, senza poter dire la propria... Ma sì, perché
facendo un parallelismo, un po' come il discorso che si parlava della Serie C di calcio, no? Che è molto difficile arrivare in Serie B, ahimè, ho toccato un argomento che forse a Trieste sarebbe meglio evitare, quello del calcio, però per fare un parallelismo, la DNA di pallacanestro è veramente un limbo in cui è difficile venire fuori e Trieste, magari con dei playoff così lottati e veramente sudati fino all'ultimo, è riuscita a ottenere la Lega 2. Però grazie al cielo ci siamo in un palcoscenico più interessante, più intrigante, e quindi ben venga, insomma. Ecco, un'estate dai tanti cambiamenti sia dal punto di vista societario, e di questo ne parleremo in maniera molto approfondita nel corso di una delle prossime puntate. Ci sono stati anche, diciamo, dei malumori molto marcati nella tifoseria. Tralasciando questo, si riparte con una squadra assolutamente cambiata, modificata per quella che è, diciamo, la forza, la difficoltà, come abbiamo accennato prima, della serie della Lega 2. Molte partenze: Innocenzo Ferraro, Zaccariello, Moruzzi, capitano Moruzzi, che ha lasciato più di qualche cuore infranto tra le tifose più o meno giovani della Firenze Trieste, però anche degli arrivi molto molto anche importanti. Anche Marco Maganza, non per ultimo. Citiamo Marco Maganza perché è stato probabilmente il giocatore che ha fatto magari più fatica all'inizio a entrare negli schemi di Costa del Masson, ma è quello che alla fin fine poi, secondo me, forse anche ha avuto la maggior soddisfazione di essere riuscito un po' a superare, diciamo, anche quelli, gli ostacoli delle persone che avevano contro lui, che andavano un po' a dire lui anche dalla terra friulana partiva con questo bruttissimo, sì, appunto, luogo comune anche. Molto molto brutto. Tante facce nuove, riparleremo delle facce nuove anche in sede della prossima presentazione, che sarà il 4 di settembre in Piazza Unità d'Italia. Ci saremo per commentare quella che è, diciamo, la presentazione del roster. Molte, molte facce nuove, dicevamo, due su tutte quelle degli americani. Joby Thomas, con un passato di tanti anni tra Treviso, Varese, chi più ne ha più ne metta. Brandon Brown, ex Teramo, che entra a far parte della rosa della Firenze Trieste, giocando magari in un ruolo che non sarà suo, ma anche di questo parleremo con più dettaglio, e anche un battaglione di giovani che praticamente dà quasi l'idea di una scommessa. Lo stesso Costa del Masson, il primo giorno di raduno, ha voluto un po', diciamo, enfatizzare questo concetto. Lavoriamo con i giovani, non ci daranno magari soddisfazioni subito dai primi mesi di stagione, però è un concetto che è chiave per quanto riguarda questa società. Si vive con pochi soldini, ma quantomeno si va a parare su, diciamo, delle giovani leve. Sì, Sandro, parliamoci chiaro, è anche una necessità, perché al di là di tutto, dopo torneremo anche sull'aspetto dei giocatori, perché dopo c'è anche la chiave, l'asse Trieste-Milano, importante per il mercato. Il discorso dei giovani è una necessità. Trieste ha un budget che probabilmente, paradossalmente, ancora non sa, perché si parlava di 1,3 milioni, ma non è realmente così. Si è fatto un po' i calcoli, i conti senza l'oste, per cui anche Dal Masson e Fulvio De Grassi, l'amministratore delegato, che hanno gestito il mercato con Dario Bocchini sollevato dall'incarico a inizio stagione, hanno dovuto un po' dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, cercando un po' di avere dei giovani, delle scommesse, chiaramente, quindi anche beneficiando a livello economico, pagando di meno, vicino a delle certezze. Mi si passi il termine un poco, il mercato è fatto di scommesse e un po' di scelte paracule, nel senso che nel caso di Brown e Thomas sono due giocatori che ti danno certezze, e questo Dal Masson ha bisogno comunque di certezze, e dopo c'è la variabile impazzita, la doppia variabile impazzita sull'asse Trieste-Milano. Ecco, ne abbiamo parlato un po' tra di noi, di questo che è il mercato a grandi linee, ma ne abbiamo parlato anche un po' sui social network. Perché? Perché Aperitivo Sotto Canestro ha aperto da qualche giorno la propria pagina Facebook, nella quale si potrà colloquiare con me, con Raffaele,
con tutto lo staff della trasmissione e su cui apriremo un po' i microfoni anche e soprattutto verso gli utenti dei social network. Questo perché? Perché vogliamo soprattutto dare spazio a quelle che sono le idee, quelli che sono i concetti che le persone molte volte ragionano con la propria testa all'interno di se stessi e però poi praticamente non riescono quasi a sfogarsi. E quello che è stato diciamo, il primo sondaggio, il sondaggio iniziale dall'apertura del nostro canale, era quello di tastare un po' il polso dei tifosi riguardo il mercato estivo. Quindi alla domanda siete soddisfatti o meno di quella che è stata la campagna acquisti e cessioni della Cegas APS, diciamo quella che è stata la maggioranza ha risposto con una soddisfazione parziale, ovvero sia un buon mercato, però sicuramente ci manca qualcosa. E su cosa ci manchi, presto detto, ne abbiamo 6 guardie sulla carta, abbiamo un po' di scarsezza di lunghi. Quindi su questo, diciamo, su questo baricentro un po' affonderemo il coltello, diciamo. Sì, anche se devo dire la verità che l'ottimismo è legittimo ed è confermato anche dal fatto, per esempio, non più tardi di poco tempo fa contattato Cesare Pancotto, che è uno comunque che conosce la categoria, ha detto: attenzione, la Lega 2 si vince con le parti esterne. Per cui non è detto che l'assenza di lunghi possa portare a un gap negativo notevole per Trieste. No, si vince sugli esterni. Sugli esterni siamo decisamente ben messi. Ora, parer mio, e anche secondo me il sondaggio può cambiare un po' e volgere ancora più al positivo, se l'inserimento di Filloi e Meskeriakov, appunto le due variabili impazzite venute da Milano, potrebbe portare quel quid in più anche talento, di versatilità alla squadra e che quindi faccia della Cegas Trieste 2012-2013 una squadra compatta, comunque certamente improntata sul gioco degli esterni, però molto compatta, diciamo. Ecco, preparazione estiva che è partita da una decina di giorni. C'è già una lista di amichevoli, la prima si è giocata lo scorso venerdì a Porto Rose con la vittoria di Trieste per 70-66 contro la formazione locale, miglior marcatore Meskeriakov con 16 punti, giocatore che io subito ho visto come e ho eletto come mio paladino personale per la prossima stagione, un giocatore molto molto tecnico con un passato Wake Forest in NCAA. Giocatore anche che ha dei movimenti sopraffini sia dal punto di vista del tiro, del rilascio della palla, con questo gancio che molte volte brucia la retina in maniera soffice. Sì, diciamo che c'è solo un punto che ancora purtroppo è nebuloso, deve essere ancora riscontrato a livello di pallacanestro italiana, a livello italico proprio. Il discorso proprio della sua fisicità in area pitturata, ecco, su quello dobbiamo ancora, è tutto da vedere. Ecco, i prossimi amichevoli che vedranno Trieste impegnata sarà quella di domenica 2 settembre a Trieste, con diciamo il ritorno di Favori la formazione di Corso del Masson ospiterà Porto Rose. Martedì 4 ci sarà l'incontro tra Trieste e la Astana Tigers di coach Bonicioli. E via via, poi giovedì 6 un bel match in esterna tra Rea Venezia e Cegas APS Trieste, per concludersi domenica 9 a Grado, e questa è una sfida che molto può essere definita 5 stelle, tra Trieste e l'Olimpia Ljubljana. Quindi di cose da parlare ce ne saranno tante. Infatti già in questa puntata zero stiamo già sforando, però solo un attimo, un brevissimo excursus su quello sarà anche l'altro argomento principale della trasmissione, che dopo approfondiremo le prossime settimane. Interclub Muggia, Sandro, come siamo? A che punto siamo? Ci sono i soldi? Il mercato? Un velocissimo excursus su Interclub Muggia. Allora, Muggia partirà sicuramente con entusiasmo, dello stesso entusiasmo con cui ha concluso una stagione, una cavalcata trionfale lo scorso anno, che ha visto la formazione di Mattia Jogan arrivare a una semifinale playoff con tanto di applausi ad Aquilinia, che è stato qualcosa di commovente e di storico per questa società.
si arriva all'inizio di questa stagione con alcune assenze, tra cui quella di Rido Gabrosek, la pivot di ruolo di Muggia, che ha deciso di non rinnovare per l'Interclub. E arriva Ana Ljubenović, che è diciamo, una giocatrice slovena che ha giocato a Crani, classe 1988, con 11 punti di media e 7 rimbalzi, una giocatrice che non è un pivot ma che si farà sicuramente molto strada all'interno della rapiturata. Parleremo con maggiore dettaglio di quello che sarà anche il calendario delle amichevoli pre-campionato di Muggia. Sicuramente Mattia Jogan, che speriamo di avere molto presto qui, coach Interclub, che speriamo di avere molto presto qui come ospite, ci saprà dare un po' di dettagli in più su come vuole dare, su che impronta dare a questo campionato, che sarà molto più difficile perché sarà il campionato della cosiddetta riconferma, e riconfermarsi è sempre molto difficile, specialmente in situazioni di una Serie A2 molto, molto, molto problematica. Chiudiamo il discorso, chiudiamo la puntata, non prima di avervi dato un po' le coordinate, abbiamo parlato di social network, diamo l'indirizzo, Raffaele, della nostra pagina Facebook, dove appunto daremo un po' di notizie, di approfondimenti su delle tematiche che andremo a affrontare di volta in volta. L'indirizzo è molto molto semplice, http://www.facebook.com/aperitivosottocanestro. Quindi per chi non usa Facebook, tu mi dirai tante persone non usano Facebook, però diciamo questo è già un primo passaggio per dare la possibilità a tutti l'interattività proprio di essere interattivi con noi e di poter dare tutto quelli che sono consigli, speriamo poche parolacce nei nostri confronti. Concludiamo con un brindisi. Un brindisi e dando appuntamento anche alla prossima puntata. Alla prossima puntata. Un saluto a tutti voi da parte di Alessandro Vasta e Raffaele Baldini. Grazie mille.